Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché adesso che finalmente è uscita Ganyu, ho avuto modo un attimo di diciamo ho avuto modo di poterla testare così sia all'interno del gioco e sia anche vedere qualche metro di paragone con altre persone che giustamente l'hanno provata e l'hanno utilizzata in campo. Vi voglio parlare un attimino di quelle che sono state le mie prime impressioni. Parleremo anche del banner delle armi perché mi interessa esprimere la mia opinione sia per quanto riguarda questi banner con questi personaggi e anche parlare del banner delle armi, darvi anche quella che è la mia idea su questi banner, sia per quanto riguarda i personaggi, sia per quanto riguarda le armi. Cominciamo da Ganyu. Ganyu, ho avuto modo, come detto prima, di poterla provare nella sua test run, anche se ovviamente la build che viene utilizzata come test non è assolutamente un qualcosa che io personalmente utilizzerei su una mia Ganyu, mentre invece ho trovato molto più interessante il set che è stato proposto durante appunto l'evento. Abbiamo la possibilità di utilizzare Ganyu in diversi suoi aspetti e vederla comunque con un set a livello 90, costellazioni, eccetera, eccetera, mi ha dato modo di poter capire effettivamente qual era il vero potenziale di questo personaggio, almeno secondo il mio punto di vista. C'è da dire che Ganyu è un personaggio che in realtà, essendo di elemento ghiaccio e soprattutto con l'arco, non mi fa impazzire. Avrei preferito di più una curatrice di tipo ghiaccio, che comunque mi serve principalmente anche nel mio roster di personaggi, però devo ammettere che Ganyu è molto meglio di quello che mi aspettassi. A parte il fatto che l'unica cosa che non mi piace tantissimo è il fatto che lei sfrutti di più l'attacco caricato e che quindi ti consente di effettuare danni AOE anche tramite l'attacco caricato. Per non parlare del fatto che tramite la seconda costellazione addirittura sblocca un secondo utilizzo della sua Elemental Skill che cambia radicalmente il personaggio, ma portare comunque Ganyu C2 è veramente una spesa molto molto grande. Quindi personalmente parlando mi attengo sempre a parlare e a comunque valutare in generale un personaggio, soprattutto 5 stelle, in base alla sua costellazione 0. In base alla costellazione 0 devo dire che comunque Ganyu in base alle armi e in base soprattutto al set che possiamo utilizzare su di essa può veramente dare tantissime soddisfazioni. Le armi che ovviamente possono essere utilizzate per quanto riguarda Ganyu, ma soprattutto per quanto riguarda la mia come dire, concezione di gameplay per quanto riguarda Ganyu, si basa fondamentalmente su tre archi, che vi metterò praticamente a schermo, che sono l'Amos Bow, il Viridescent Hunt e lo Stringless, perché ovviamente ho messo questi tre archi. L'Amos Bow tecnicamente è quello che viene più considerato anche grazie al banner che è praticamente delle armi in corrispondenza a Ganyu e in rate up appunto offrendo l'Amos Bow. L'Amos Bow praticamente ha questo grandissimo privilegio di incrementare l'attacco normale e l'attacco caricato del 12, 15, 18, 21 e 24% in base ovviamente al refinement che si riesce ad ottenere. E, oltretutto incrementa il danno di ogni freccia sparato dell'8, 10, 12, 14 e 16% per ogni 0,1 secondi in cui la freccia rimane in volo. Quindi praticamente abbiamo una potenza che va ad aumentare delle frecce sia per quanto riguarda l'attacco caricato, ma anche per quanto riguarda l'attacco normale, che giustamente privilegia un pochettino la lontananza dal target. Quindi se noi siamo più lontani, giustamente la freccia rimarrà a lungo più tempo e quindi di conseguenza farà più danni in maniera successiva. Si possono accumulare fino a 5 stack per freccia, quindi la freccia praticamente man mano che rimane in aria accumula degli stack che incrementano la loro potenza e poi effettivamente ogni
diciamo ogni 5 stack, poi si resettano a 0, giustamente in base ovviamente al tragitto che la freccia compie. Il Viridescent Hunt, che trovo molto interessante anche perché ottenibile dal Battle Pass, quindi a differenza dell'Amos Bow, che è comunque già un 5 stelle e quindi implicherebbe comunque un pool mirato per trovare il diciamo l'arco in questione, il Viridescent Hunt, essendo comunque estraibile, quindi ottenibile tramite il Battle Pass, devo dire che forse è una tra le scelte più consigliate. Non solo perché aumenta il crit rate, che ragazzi, aumentare il crit rate come substats per quanto riguarda Ganyu penso che sia una cosa favolosa. Perché? Perché Ganyu ogni volta che viene ascesa aumenta automaticamente il suo crit damage. Quindi andando ad ascendere il personaggio e quindi aumentare il suo crit damage di base, noi ascendendo l'arma andiamo ad aumentare il crit rate di base. E con il set di artefatti che ovviamente ho intenzione di consigliarvi, sempre parlando dopo anche degli artefatti, devo dire essere estremamente eccezionale. Quindi il Viridescent Hunt penso che sia veramente una tra le soluzioni più papabili e migliori a mio avviso per quanto riguarda Ganyu. Infatti dopo aver effettuato la hit, l'attacco normale e l'attacco caricato hanno un 50% di possibilità di generare un ciclone che effettua danni continuamente attirando tutti i vari nemici, effettuando il 40% di attacco come danno a questi nemici per ogni 0,5 secondi per 4 secondi. Questo effetto può essere ripetuto ogni 14 secondi. Perché secondo me quest'arco è buono? A parte il crit rate, che comunque a Ganyu può servire o non servire in base anche a come viene costruita, ma la possibilità di poter creare il ciclone e di conseguenza attirare a sé tutti quanti i nemici, con la possibilità di Ganyu di piazzare il suo Lotus che attira in un qualche modo i nemici e poi scoppiando effettua danni crio, ci consente di unire una meccanica simile a quella di Venti, no? Quindi con la burst di Venti, di fare questo particolare gioco di attirare tutti i nemici in un unico punto per poi colpirli tutti allo stesso momento. Questo è molto valido soprattutto per quanto riguarda ovviamente l'esplorazione, anche per alcune abyss potrebbe essere interessante, ma è un effetto che comunque va a sottolineare anche la potenza del 40% di attacco. Ci sono diversi archi che sono stati consigliati o comunque che ho letto in giro che danno un danno addizionale in base al danno fisico, quindi all'attacco fisico, che personalmente io non consiglierei, dato che comunque io personalmente parlando costruirei Ganyu proprio basandomi sul crit rate, crit damage e danni di tipo crio, quindi crio damage bonus. Per cui il danno fisico in teoria noi non lo andiamo a sprecare, cioè lo andiamo a sprecare, mentre invece qui utilizzando il 40% dell'attacco come danno calcoliamo l'attacco in generale, e l'attacco in generale a noi fa comodo perché più è alto l'attacco più danni facciamo in proporzione con il nostro crit damage in generale, quindi sia con l'attacco normale, sia con l'attacco caricato, sia con l'elemental skill, ma addirittura anche con la burst. Quindi il Viridescent in questo caso ha praticamente tutte quelle meccaniche che secondo me sono molto molto valide, senza, ripeto, considerare il fatto che aumenta il crit rate, che in concomitanza con l'ascensione di Ganyu ci consente di ottenere il crit damage. Direi che sono un'accoppiata eccezionale. Infine ho messo lo Stringless, che può essere comunque una scelta papabile, dato che comunque incrementa il danno dell'elemental skill e dell'elemental burst per quanto riguarda ovviamente l'arco. La cosa che non mi piace tantissimo è che abbiamo un Elemental Mastery come substats che probabilmente Ganyu non riesce a sfruttare come tanti altri personaggi. L'Elemental Mastery solitamente io la consiglio su personaggi di tipo vento o personaggi di tipo terra, dato che comunque sono loro che riescono ad effettuare la maggior parte delle interazioni con tutti quanti gli elementi. Quindi Elemental Mastery giustamente su una Ganyu sarebbe non troppo consigliata, ma la passiva che comunque mi dà l'Elemental Skill e l'Elemental Burst Damage aumentato secondo me su Ganyu potrebbero anche essere piuttosto interessanti. Vi ripeto,
Questi sono secondo me i tre archi che per Ganyu possono offrire i numeri, nel senso che se volete giocare comunque Ganyu come un DPS fondamentalmente, almeno io personalmente lo giocherei come un DPS e non tanto come un supporto, visto che comunque il cooldown della sua burst è stato ridotto a 15 secondi, ha la possibilità di poter ottenere tantissime orb grazie alla sua elemental skill, quindi di conseguenza avreste quasi perennemente un ciclo di attacco elementale, attacco burst, attacco elementale, attacco burst, ed è proprio per questo che gli artefatti che in questo caso vado a consigliare non sono altro che un full set per quanto riguarda il nuovo set del Blizzard Strayer. Blizzard Strayer che con due spezzi aumenta i danni crio del 15%, mentre invece un target che è afflitto da crio fa aumentare il crit rate del nostro personaggio del 20%. Inoltre, se il nostro avversario è sotto status frozen, il crit rate aumenta addirittura del 20% in più, quindi un totale del 40% se utilizziamo Ganyu ovviamente in un team creato ad hoc per creare simultaneamente le varianti di frozen. Un team che potrei utilizzare io con i personaggi che ho sarebbe addirittura Chongyun, sarebbe Chongyun, Mona, Ganyu e poi tecnicamente come quarto Xingqiu o anche Barbara. Se mi servono comunque delle cure posso tenere Barbara come healer, o se voglio essere più offensivo perché magari sto facendo un Abyss quindi devo dare il tutto per tutto, potrei mettere un Xingqiu che sicuramente mi darà una grandissima mano, sia perché è una combinazione ottima con Chongyun, ma anche con Ganyu secondo me Xingqiu potrebbe veramente fare tanto 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 dolore. Quindi gli artefatti, per come ho inquadrato io il personaggio, sicuramente lo builderei con un full set di Blizzard Strayer, con ovviamente fiore HP, piuma, attacco, Clessidra con attacco in percentuale, la coppa con un Cryo Damage bonus ovviamente, e poi la maschera, quindi l'ultimo artefatto. Sicuramente andrei ad alternare Crit Damage, Crit Rate in base ovviamente al mio set e soprattutto alle mie armi che ho a disposizione. Se ho un Viridescent come arco, come vi ho spiegato poco fa, sicuramente andrei a cercare un Crit Damage, tanto il Crit Rate me lo aumenta l'arco, il set mi aumenta ancora il mio Crit Rate, quindi sicuramente mi andrei a concentrare a fare tantissimi danni con un bel crit damage. Mentre invece, se non possiedo il Viridescent e magari mi sono focussato sull'Amos Bow, che sono stato fortunato a trovare l'Amos Bow, o voglio utilizzare lo Stringless, sicuramente andrei ad incrementare un pochettino di più il crit rate, perché soltanto la possibilità del mio set di artefatti che mi porta dal 20 al 40% di crit rate in più, sicuramente non sono un granché. Con Ganyu il minimo veramente sindacabile di crit rate deve essere almeno il 50%. Col fatto che lei aumenta il suo crit damage di base solo con le ascensioni, la porta già secondo me ad un livello superiore. Quindi avere almeno un crit rate del 50% è proprio una cosa minima con Ganyu, per cui vi consiglio personalmente parlando o il Viridescent che vi dà già una buona percentuale di crit rate più il set Blizzard Strayer, o addirittura qualsiasi altra arma però che vadano con artefatti ad incrementare il crit rate. Per quanto riguarda invece il banner delle armi che vanno ad includere l'Amos Bow e la Skyward Pride. Skyward Pride, che secondo me, a parte la Lion's Roar, la Wolf Greystone, la spada 5 stelle praticamente tutta rossa, quella che era uscita all'inizio del gioco, penso che sia una tra le migliori come spadone a due mani, per cui è un bel banner su cui pullare. In rate up, tra l'altro, abbiamo la Sacrificial, abbiamo la Belle, abbiamo tante altre armi 4 stelle che possono essere interessanti, però secondo me il banner delle armi con l'Amos Bow e lo Skyward Pride possono valere qualche pull. Per quanto riguarda i personaggi, ve l'ho già detto, Ganyu deve, almeno a mio avviso, può essere costruito in questo modo. Poi abbiamo Xingqiu, che secondo me
per come lo utilizzo io, è uno tra i supporti acqua più forti presenti all'interno del gioco. Veramente straordinaria la sua capacità di creare le spade, fare danno idro, che in combinazione con personaggi geo vi daranno sempre la possibilità di effettuare frozen. Quindi già sapete benissimo quali combo mi stanno girando per la testa, tipo Chongyun Xingqiu e Ganyu con Xingqiu possono veramente lavorare benissimo insieme. Xianling forse è quella che a mio avviso mi piace meno. Più che altro penso che sia molto buona contro i boss singoli, mentre invece contro i boss AoE, a parte la Burst, che comunque secondo me è una tra le migliori presenti all'interno del gioco, perché non sparisce quando cambi il personaggio e soprattutto ti consente di ottenere un orbitale che continua comunque a fare danni, che comunque questa è una cosa che io apprezzo tantissimo nelle Burst. Penso che sia ottima la Burst di Xianling, ma tutto il kit in generale con l'orsetto Guma e i suoi attacchi comunque con la lancia non mi fanno prettamente impazzire, sono onesto. Purtroppo ognuno ha un gameplay che viene identificato con i propri personaggi, con il proprio modo di giocare, e Xianling purtroppo non rientra in quelli che sono i miei schemi di gioco. Anche se, ripeto, Burst estremamente utile ed eccezionale, però l'elemental skill con Guma e i suoi attacchi con la lancia non mi fanno letteralmente impazzire. E poi Noel è uno tra i personaggi probabilmente più sottovalutati all'interno del gioco. Noel è stata la prima che ci viene regalata all'interno del gioco, che già a costellazione 1 diventa un'ottima healer, ma addirittura a costellazione 6 ti diventa anche un DPS, e soprattutto nelle Abyss Noel può veramente fare la differenza. Io ancora non l'ho buildata perché non ho un equipaggiamento giusto per lei, ma fatta con full set Maiden a costellazione 1 per farla diventare healer, o comunque con un full con un full set Bolide a costellazione C6, penso che possa veramente veramente essere ottima. Noel veramente sottovalutatissima, ho visto gente che comunque ha scritto di tutto su di lei, che l'ha reputata scarsa, che l'ha reputata inutile, veramente io non ho sentito dire di cotte e di crude, ma vi posso garantire che Noel è veramente veramente ottima, quindi non sottovalutatela. Però il consiglio che giustamente do è portarla al minimo C1 se si vuole utilizzare come una pseudo healer, o addirittura C6 se la si vuole utilizzare proprio come una DPS, perché Noel può farvi anche da DPS, soprattutto a costellazione 6. Detto questo, non penso che ci sia altro da dover dire su questi banner. Vi ho detto bene o male tutto quello che pensavo e tutto quello che ritenevo essere un discorso uniforme per quanto riguarda il personaggio di Ganyu, i personaggi in rate up insieme a lei e anche le armi che abbiamo a disposizione con essa. Per quanto riguarda i personaggi, giustamente Ganyu ve ne ho parlato un po' di più, dato che comunque il video si incentra su di lei, ma degli altri personaggi molto probabilmente vi farò uscire quando appunto avrò la possibilità di poterli maxare e di poterli potenziare i miei classici video del tu come lo giochi, in modo tale da poter confrontare magari le idee e vedere di poter provare diverse build e diversi modi di giocare lo stesso personaggio. Detto questo, io spero che il video vi possa essere piaciuto, fatemi sapere voi cosa ne pensate con il mio pensiero e quello che pensate voi ovviamente su questi personaggi, su Ganyu e in generale su queste armi. Detto questo, io vi aspetto come sempre sui miei social e in live sul mio canale Viola, io vi ringrazio al solito per aver visto il video e come sempre ci becchiamo alla prossima.